Benvenuti e bentrovati a questo nuovo programma a cura della redazione di Delta TV. È un programma che si occupa di finanza, è un programma che si occupa di finanza trattata per non addetti ai lavori. Saremo coadiuvati dalla dottoressa De Cosmo in questo nostro percorso che ci aiuterà a capire come piccoli e grandi problemi di finanza possono essere risolti con l'aiuto di associazioni che affiancano il cittadino singolo o imprenditore che sia, per la soluzione dei problemi finanziari che si possono, nostro malgrado, venirsi a presentare. Passo la linea a Ruben, la parola a Ruben, che ha in linea la dottoressa De Cosmo, che ci farà capire tutta una serie di piccoli dettagli in merito a problemi di natura finanziaria. Grazie Elisabetta per la linea. Dottoressa De Cosmo, che cos'è lo sportello di sovraindebitamento? Salve. Allora, lo sportello sovraindebitamento è un progetto nato da tre gestori della crisi, di cui io sono appunto il presidente di questa associazione che si chiama Restart Sportello Sovraindebitamento. E siamo tre gestori della crisi appartenenti all'organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Bari. Cosa tratta questo sportello? Tratta una serie di procedure che purtroppo al momento sono davvero poco conosciute. Sono delle procedure che in realtà sono entrate in vigore già dal 2012. Veniva appunto definita legge 3/2012 o anche detta legge antisuicidi. Oggi questa legge prende il nome di Codice della crisi e dell'insolvenza e appunto mette a disposizione delle procedure per una vasta gamma di soggetti. E che permette loro di uscire dal cosiddetto sovraindebitamento. Quindi, dottoressa, questo progetto, questa legge può essere d'aiuto sia ai privati che alle imprese? Assolutamente sì, anche se le dirò di più, non è conosciuta e non è applicata molto proprio perché si pensa che possa essere adattata e quindi utilizzata soltanto dalle imprese, e invece le dirò che è molto più utile per consumatori, famiglie, i quali magari non hanno neanche idea di cosa significhi il concetto di sovraindebitamento e come si possa creare una situazione del genere. Le faccio degli esempi proprio per farle capire meglio la Certo, situazione. certo. Pensiamo a un padre di famiglia che ha perso il lavoro, una situazione che purtroppo oggi è abbastanza frequente, soprattutto con la crisi che stiamo vivendo. Un padre di famiglia che magari ha contratto dei finanziamenti in tempi passati perché appunto era nelle condizioni di poterlo fare e che oggi invece senza lavoro non è più in grado di pagare quei finanziamenti. In quel caso quel soggetto viene definito sovraindebitato. E questo soggetto può accedere a una delle procedure previste dal codice della crisi, in particolare il piano di ristrutturazione dei debiti, consentendo di ridurre la debitoria nei confronti degli istituti di credito delle banche e di pagare delle rate che siano sostenibili rispetto a quanto lui spende per mantenere il suo nucleo familiare. Quindi è un sistema che permette ai piccoli debitori, se possibile, Assolutamente di riuscire a risolvere le proprie necessità, anche perché sappiamo che, soprattutto nel passato, oggi un po' meno, anche alla luce del post-Covid, eccetera, c'è stato un periodo in cui ci sono stati molti suicidi a causa dei debiti, giusto? sì. Assolutamente sì, perché c'era poca conoscenza di questa legge. Prima del 2012 non esisteva, poi dal 2012 è presente questa legge e le dirò, però ancora oggi è poco conosciuta. E questo sportello sovraindebitamento è nato proprio per consentire a tutti di conoscere queste procedure che possono davvero salvare la vita nel vero senso della parola, salvare quello che si è costruito durante la propria vita. Pensiamo alla casa, che è il bene per noi più prezioso. Ci sono persone che si vedono pignorare le proprie abitazioni perché appunto non riescono più a sostenere i debiti contratti. Queste procedure consentono di salvare anche la prima casa ed è veramente importante. Com'è possibile accedere a questo sportello e soprattutto se l'iter è identico sia per i privati sia per le imprese?
Allora, lo sportello si può cedere. Noi abbiamo uno sportello che ha stipulato una convenzione, un protocollo d'intesa con la Confcommercio di Bari. E quindi è possibile prendere un appuntamento, un primo colloquio che sarà del tutto gratuito e che sarà puramente informativo, dove appunto il ricorrente ci spiegherà la sua situazione e noi capiremo se c'è la possibilità di poter risolvere appunto la sua situazione debitoria. Dopodiché, l'associazione, presenterà la domanda di accesso a queste procedure presso l'organismo di composizione della crisi, il quale nominerà un gestore, appunto. La procedura è abbastanza veloce, i tempi si sono notevolmente ridotti, quindi paradossalmente nel giro di 3-4 mesi una persona può riuscire a riniziare a vivere. Infatti, questa legge prevede anche che ci sia il cosiddetto start fresh, cioè la possibilità proprio di ripartire anche da un punto di vista creditizio. Immagini che una persona che ha contratto tanti finanziamenti, che non è riuscito a pagarli e che accede a una di queste procedure, ad omologa ottenuta da parte dal Tribunale di Bari, questa persona addirittura viene completamente ripulito in centrale rischi o in CRIF della Banca d'Italia. Dottoressa, poi questi aspetti li analizzeremo nel corso delle puntate che faremo nei prossimi appuntamenti con la nostra redazione e con Delta TV. Volevo capire, anche perché bisogna fare comunque dei distinguo, possono accedere tutti, però è necessario avere dei requisiti. Senza scendere nei requisiti particolari, immagino dei requisiti generali. Quindi non è che possono accedere tutti, però seguendo determinate linee, giusto? Assolutamente, sì. In realtà possono accedere tutti. Il requisito base, per poter accedere a questa procedura, parlo per, diciamo, i consumatori, no? Le persone fisiche, le famiglie, il requisito fondamentale è la meritevolezza. Cioè, cosa significa? Significa che la persona non deve aver contratto i debiti in maniera colposa, cioè deve essere sopraggiunta una causa, a lui non imputabile, che ha poi comportato il sovraindebitamento, quindi la perdita del lavoro, una malattia, oppure altra cosa importante, avere delle dipendenze, perché anche queste sono riconosciute come non colpa. Parliamo ad esempio dell'alcolismo, della ludopatia. Anche in questo caso il debitore viene considerato meritevole e quindi può accedere a queste procedure. Quindi il requisito fondamentale è non aver colposamente creato la sua debitoria. Sì, beh, anche perché già è un argomento molto complesso ed è facilmente condizionabile, se mi passi il termine, facilmente potrebbe trovarsi qualcuno che ha esagerato e quindi poi ha detto tanto mi ripulisco e invece no, bisogna avere Certo, dei requisiti ben precisi. Dottoressa, assolutamente. quali sono i vantaggi di tutto questo? Vantaggi, vantaggi ne sono tanti. Innanzitutto, come le accennavo prima, salvare il bene per noi più importante, che è la prima casa. Possono appunto, attraverso una di queste procedure, salvare la loro casa e quindi evitare che, la casa venga pignorata, tanto da istituti di credito o anche dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. E questo è un aspetto davvero molto importante. Altro aspetto molto importante è ridurre la debitoria, cioè attraverso queste procedure c'è la cosiddetta falcidia, quindi la debitoria può essere ridotta addirittura anche dell'80%. Altro aspetto fondamentale, sospendere le procedure esecutive. Per procedure esecutive cosa si intende? Pensiamo a un decreto ingiuntivo, un pignoramento del quinto dello stipendio. Tutte queste procedure vengono bloccate una volta che si accede e si decide di fare una procedura da sovraindebitamento. Va bene, perfetto, dottoressa, grazie per il suo contributo. Elisabetta, ti passo la parola. Grazie a voi. Grazie Ruben e grazie anche alla dottoressa De Cosmo che troveremo anche nelle prossime puntate e che entrerà nel vivo di tutti quelli che sono gli argomenti che oggi ci ha solo presentato. Grazie a tutti quanti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.